Mamma mia, sono 3 ore che continuo a sgranare piselli in continuazione. Ma chi ha detto di comprarmi un quintale di piselli? Non so, vabbè, che sono buoni. Inutile lamentarsi, ormai ne ho pochi. Minuto più, minuto meno. Comunque, ragazzi, va a finire che se continuo così, qua mi trasformo in pisello pure io. Oh, oh! Questo, ragazzi, è il rischio che correte sgranando troppi piselli. Però devo dire che questo vestitino non mi sta per niente male, non trovate? Vabbè, visto che ci siamo, ne approfitto per fare insieme a voi una bella ricettina, magari un tortino a base di patate e piselli, naturalmente. Anche se credo sia un po' complesso preparare la ricetta travestita da questo pisello gigante. Intanto vediamo le dosi e gli ingredienti, poi vediamo il da farsi. Per preparare il tortino di patate e piselli sono necessari 800 g di patate, 250 g di sugo di piselli, 2 uova, 100 ml di latte, 50 g di formaggio grana grattugiato, 20 g di burro, sale, pepe quanto basta e 150 g di formaggio tipo fontina. Le dosi che vi ho dato vanno bene per uno stampo da plum cake dalla lunghezza di 30 cm e dalla larghezza di 10 cm. Benissimo! Ora abbiamo lavato e sbucciato le patate tagliate a pezzi e fatte bollire in abbondante acqua leggermente salata per circa 20-30 minuti fino a quando l'interno è risultato bello morbido. Ora andiamo a schiacciarle tutte all'interno di una ciotola con il classico schiacciapatate. Adesso che abbiamo schiacciato per bene tutte le patate, possiamo anche aggiungere gli altri ingredienti. Visto che le patate sono ancora molto calde, quindi io vi consiglio sempre di schiacciarle calde per evitare la formazione di grumetti, questo ormai lo sapete. Ci mettiamo il latte freddo per abbassare un pochino la temperatura. Ci mettiamo poi anche 20 g di burro, poco poco. Mescoliamo un pochino. Ci aggiungiamo i piselli al naturale. Se volete le dosi e gli ingredienti precisi, cliccate qui. Okay. Il formaggio grana grattugiato. E mescoliamo. Adesso che abbiamo un po' amalgamato, lo abbiamo lasciato raffreddare un pochino per evitare che l'uovo si cuocesse. Abbiamo sbattuto un po', come avete visto, con i rebbi della forchetta per pochi istanti. E mescoliamo per bene. Come ultimo ingrediente andiamo ad aggiungere il formaggio. Io ho scelto il formaggio tipo fontina, però se vi piace fare il tortino ancora più saporito potete sostituire il fontina con del formaggio affumicato, magari con della scamorza. Vi assicuro che è molto molto buono anche in quel caso. Aggiungiamo quindi pezzettini di formaggio. Molto bene. Aggiustiamo di sale, che le patate erano già salate, mentre l'uovo no, chiaramente. Quindi un pochino di sale, un po' di pepe. E ora amalgamiamo, il tortino è praticamente pronto da infornare. Adesso che il nostro composto è pronto, lo possiamo anche versare all'interno dello stampo da plum cake. Prima però bisognerà foderarlo con la carta da forno. Io, vedete, ho preso un foglio di carta da forno dalle dimensioni circa uguali allo stampo, un po' più abbondanti. Prima di foderarlo però vi consiglio di bagnare, inumidire la carta da forno così e di strizzarla per bene. Ok. In questo modo aderirà perfettamente allo stampo e manterrà anche una certa umidità utile alla ricetta che facciamo oggi. E adesso che abbiamo rivestito lo stampo, possiamo pure versare il nostro composto. Così. Nel frattempo preriscaldate il forno a 180 gradi. E ora questo tortino va in forno, quindi 180 gradi, vi ricordo, per circa 35-40 minuti, fino a quando si sarà formata una bella crosticina dorata. Questo è il tortino appena sfornato e io, come per magia, mi sono ritrasformata in pisello gigante. Mi auguro di avervi strappato qualche sorriso, che vi siate divertiti in mia compagnia e, che dire, io vi aspetto sempre qui, su My Personal Trainer TV, magari in veste non da pisello.